Sono contento di essere qui, è chiaro che quando c'è un cambio vuol dire che qualcosa non va, speriamo di cambiare rotta. Non sono qui alla ricerca di un ingaggio, sono qui alla ricerca di portare qualcosa di importante di mio. Io sono convinto che questa è una squadra che deve acquisire un po' più di autostima, secondo il mio punto di vista. I risultati non danno questo, ma nella vita ci sono i momenti che anche questo ci deve dare quella strong, quella forza. Io credo sempre che scalare una montagna bisogna metterci la bandiera sopra. Il nostro impegno l'abbiamo messo, abbiamo fatto questo contratto, il mister lo ringrazio per quello che ha fatto l'anno scorso, l'ho detto 100.000 volte e lo sto dicendo anche oggi e mi auguro di poterlo ringraziare meglio alla fine del prossimo campionato. Nella mia vita io ho sempre ottenuto le cose senza essere un professore. A scuola, quando io non facevo bene i compiti, mi mettevano dietro la lavagna, però non andavo da papà a dire: papà, guarda che mi ha picchiato la maestra. Stavo zitto perché la maestra aveva ragione. Buonasera a Walter Novellino. Buonasera. Buonasera mister, abbiamo inaugurato così questa puntata. Molto molto bella, grazie. La colonna sonora Under Pressure, una vita sotto pressione qui ad Avellino, nel bene e nel male, dai. Ma io credo che è la vita, che è normale, no? È un fatto normale che uno viva sotto pressione. Poi un allenatore deve anche imparare a convivere, no? Delle volte uno è abituato anche a imparare a convivere, però delle volte qualche volta i più grandi allenatori, anche le persone normali, sbottano un pochettino. Però il massimo rispetto per tutti i tuoi colleghi. Assolutamente. In studio con Walter Novellino, Carmine Cerchia. Ciao Carmine. Buonasera, ciao Angelo. E Marco Festa. Buonasera Angelo, è un piacere avere mister Novellino con noi, lo saluto anche io. Allora, subito una precisazione per ragioni di tempo, perché insomma con tutte le telefonate che già ci stavano arrivando anche nel corso del pomeriggio avremmo sicuramente ingolfato la trasmissione. E allora, per essere anche più sintetici, più diretti, per andare anche al cuore delle domande che volete porre al mister, stasera in via straordinaria non prenderemo telefonate in diretta, ma c'è la possibilità di interagire comunque col mister con SMS, WhatsApp e WhatsApp audio. Chiamateci, contattateci, girate la vostra domanda a Walter Novellino e così avrete le risposte che vorrete. Con la prima domanda inizio io, vedendo innanzitutto risultati e classifica di questa 27esima giornata del campionato di Serie B, perché non l'abbiamo detto, ma veniamo da una vittoria, mister, una vittoria che dà finalmente respiro alla classifica, si torna a vincere dopo un mese, mancava dalla trasferta di Brescia, dal Rigamonti, quel bel 3-2 con cui avevamo inaugurato il girone di ritorno. Sembrava un po' il solito refrain anche ieri, occasioni da gol, squadra in vantaggio, poi la rimonta subita, poi però la tua esperienza con le scelte giuste dalla panchina, la squadra messa più offensiva con Cabezas e Laverone, è arrivato il 2-1, una splendida doppietta di Davide Gavazzi, vittoria importante che dà, no, anche il là per affrontare al meglio un trittico di partite. Molto. Non da poco, non da poco.
Ma direi, beh, hai ragione, insomma, hai spiegato un po' tutto. Devo dire che siamo partiti bene, abbiamo vinto col Brescia, però abbiamo fatto anche delle grossissime prestazioni, però non abbiamo vinto. La più brutta, secondo me, è quella di Venezia, dove, secondo me, eravamo sul battello ancora il primo tempo. Il secondo tempo abbiamo giocato discretamente. Ieri non è stata una partita, secondo me, bella, secondo il mio punto di vista. Però la cosa più bella, più concreta, era la vittoria. Poi la crescita anche di Gavazzi sotto l'aspetto fisico, le qualità. Io ho sempre detto che da quando mi mancano dei giocatori di qualità la squadra ha perso qualcosa in avanti. Poi abbiamo preso Cabezas, che ha avuto dei problemi fisici e ha dimostrato tutto il suo valore. È un girone di ritorno, mi aspettavo un po' di più anch'io. Però a livello di gioco devo dire che la squadra ha sempre espresso un bel gioco, un buon gioco. Devo essere chiaro, perché qui bisogna ponderare, pesare le parole, perché si fraintende qui subito un po' tutto. Noi siamo partiti, e vorrei essere preciso, una volta per tutti, una salvezza tranquilla. Dovevamo raggiungere i 50 punti e poi vedremo quale sarà il nostro campionato. Noi in questo periodo siamo passati, devo dire, con diversi infortuni, no? Giocatori importanti che sono venuti a mancare, ma questo non è una scusante o un alibi al mio lavoro, perché il lavoro, devo dire che i ragazzi, quelli che hanno giocato, hanno sempre dato tutto. E credo che il campionato dell'Avellino all'inizio è stato, mi hanno detto di fare questo, non di vincere il campionato. Perché se dovevamo vincere il campionato era un altro discorso. Carmine, stai seguendo naturalmente le sorti dell'Avellino, tu sei un avellinese doc. Il mister diceva, l'obiettivo che ci siamo prefissati anche con la società ad inizio stagione era una salvezza tranquilla, poi vedere in corso d'opera, giusto mister, quello che poteva accadere. Per quello che hai visto, questo Avellino è squadra che deve e può solo salvarsi o può ancora pensare ad uno scatto in più, secondo te? Ma per il campionato che è la Serie B, comunque... Visto anche, scusami, l'organico, se lo riesci ad avere appieno, recuperando appieno anche gli altri giocatori, ma è ovvio andare di partita in partita, concentrarsi e pian piano conquistare prima la salvezza, come ha detto il mister, ovviamente, poi magari con la mente un pochino più serena, perché comunque Avellino è una piazza dove le pressioni non ti fanno stare tranquillo, magari puntare a qualcosa di più importante. Marco, la partita di ieri, ritrovato un top player, ritrovato appieno Davide Gavazzi, la sua qualità ha fatto la differenza in una partita, sono d'accordo con il mister, non bellissima da entrambe le parti, decisa dalla maggiore volontà dell'Avellino di vincerla e da due giocate sontuose di grande qualità, di pregevole fattura di Gavazzi. Possiamo andare anche con le immagini. Davide Gavazzi però va dato merito e onore a Novellino di averlo inventato in questa posizione di sottopunta, come ama definirla il mister, davvero ideale per sfruttare la sua grande capacità di andare al tiro in maniera incisiva, determinante, dalla distanza. Lo abbiamo detto prima che si facesse male, stagione 2015-2016, 3 gol tutti dalla distanza, quindi ce l'ha nel repertorio la botta da lontano, per così dire, in maniera più comprensibile e semplice. Ieri ha fatto 2 gol che sono 2 autentici gioielli, aveva fatto già le prove prendendo quel palo con la bella parata di Montipò e poi è arrivato questo missile, questo siluro che non ha lasciato scampo al portiere del Novara, e il secondo gol è davvero bellissimo perché lì si vede il calciatore di esperienza, di qualità. In un secondo lui decide cosa deve fare, una giocata senza indugi, ovvero senza stoppare il pallone, senza perdere tempo, opla, via al volo col destro, una messa sul secondo palo, una posizione davvero molto interessante in questo sistema di gioco del mister, che è un 4-4-1-1, ma il mister non ha mai voluto che la sua squadra fosse improntata solo sull'atteggiamento difensivo, diventa 4-2-3-1 in fase d'attacco, con Molina e Bidaoui che vanno a sostenere Gavazzi nell'azione offensiva alle spalle dell'unica punta che ieri era Asensio. E tra le varie polemiche di inizio stagione c'era anche che l'Avellino era difensivo perché giocava con un solo attaccante, ma quando sono così tanti i calciatori che vanno a sviluppare la fase offensiva è chiaro che stiamo parlando di una veduta abbastanza
ottusa e per così dire sbagliata. L'abbiamo visto in tutta la stagione l'Avellino fare tanti gol e non dimentichiamo, Angelo, perché non è un dettaglio, perdere un calciatore come Morosini che stava facendo sfacelli in avvio di stagione non può essere un dettaglio nell'economia di tutto il rendimento dell'Avellino, oltre agli altri infortuni che l'Avellino ha avuto. Il mister non si è mai nascosto dietro alibi di questo tipo, anche per responsabilizzare i suoi ragazzi, ma è chiaro che poi alla lunga in alcuni frangenti della stagione queste assenze hanno pesato e molto. Allora, mister, un po' la mente di questa trasmissione, lo confesso, è Giuseppe Andrita, un ragazzo che fa delle slide molto simpatiche. Dopo ne abbiamo selezionate anche cinque in questo anno e mezzo che lei è stato qui ad Avellino, per lei, che riassumono un po' questa sua esperienza finora in biancoverde. Vediamo come ha sintetizzato la partita di Gavazzi. Il piatto è servito, naturalmente il riferimento è a quel colpo di piatto al volo straordinario. Un gol veramente da top player, mister, sei d'accordo? Ma io ho sempre detto che il calcio non è più calcio stando da fermo in avanti. Io ho bisogno di spazi. Noi abbiamo dei giocatori fantastici come Bedaoui, come Ardemagni, come Asensio, come Castaldo, però loro, secondo il mio punto di vista, hanno bisogno di trovare spazio. Se c'ho una prima punta che sa tenere palla e dentro le linee, favorisce questi e dentro le linee vengono i miei esterni e vengono Gavazzi, vengono i Morosini, la squadra si apre e proporre molto gioco. È quello che abbiamo fatto inizialmente nelle prime 10 partite. E poi abbiamo avuto un po' di difficoltà perché sono venuti a mancare dei giocatori di qualità. Dal momento che ti vengono a mancare i giocatori di qualità, l'allenatore muove tante situazioni, apre molto la squadra e delle volte prende anche dei contropiedi. Io difensivista non so quanti gol ho fatto quest'anno. Ecco, mister, perché si è sempre detto Novellino ha fondato le fortune magari, della sua carriera sull'organizzazione magari, difensiva. Ma magari, no, ma magari. Però ma io oggi... È adesso che ti stai scoprendo più offensivista o lo sei sempre stato? Ma io sempre... Per me è fondamentale la fase difensiva, perché la fase di ripartenza cosiddetta sacchiana, sono sacchiano, tra virgolette. Quando noi ero a Ravenna, andavo a studiare, io, Olivieri, Ancelotti, andavamo a studiare dal maestro, no? Dall'uomo che ci ha insegnato ad attaccare gli spazi. Ma gli spazi li attacchiamo con Cabezas, con Bedaoui, con giocatori che hanno velocità, sanno attaccare gli spazi, sanno creare le sovrapposizioni, come abbiamo dei terzini che si possono proporre, poi avendo due mediani importanti. È chiaro che non siamo stati fortunati, diciamolo chiaro e tondo, perché questa è una squadra che secondo me, con le difficoltà che ha avuto, poteva avere 4-5 punti in più, con un po' più di attenzione sulle situazioni di palle inattive, perché guardiamo proprio Venezia, noi abbiamo preso 3 gol su 3 palle, su 3 situazioni di palle da fermo, così parliamo un po' più semplice. Assolutamente. E così capiscono anche più scettici, perché io credo che il calcio è semplice, il calcio è arrivare prima davanti alla porta, e questa è una squadra che davanti alla porta arriva tante volte. Senti, è calzante il paragone, Gavazzi nel ruolo di sottopunta un po' alla Novellino nel Milan dello scudetto della Stella. Dello scudetto della Stella. E noi lì giocavamo con una sola punta, con Chiodi, e poi eravamo tutte mezze punte, con Rivera, io, Antonelli, Buriani, c'erano tanti. Ma al di là di questo, il calcio moderno è un calcio che non dà punti di riferimento, il mio calcio. Non si dà punti di riferimento. È chiaro che non siamo stati fortunati, anche nelle gare che abbiamo fatto con la Cremonese, con lo stesso Ascoli e l'ultimo in casa che avevamo fatto, partita che noi meritavamo i 3 punti, diciamo la verità, e non siamo riusciti a farle perché abbiamo avuto dei giocatori che erano fuori, giocatori importanti che stiamo recuperando. Io sono convinto che questa è una squadra e sono straconvinto che appena stiamo tutti bene, la squadra non è male, è una buona squadra. 4 promozioni, giusto, dalla B alla A? Sì, sì. 4 promozioni, quasi 800 se non più panchine in B. Sì, vabbè, al di là, sì, esatto, ma ho vinto anche i campionati di C. Ravenna, ad esempio, che citava prima il mister. Ho vinto dei campionati importanti, poi
sono rimasto anche tanti anni in Serie A, ecco. Sono andato sì, assolutamente. UEFA, insomma. Era per dare una collocazione anche al campionato che sta facendo l'Avellino, la Serie B, naturalmente. Carmine, ti sarebbe piaciuto essere allenato da Mister Novellino? Sì, magari. Aspirerò alla sua carriera da allenatore. Te lo auguro nel tuo cuore, guarda. Ma un poco di carriera, non tanto. Ma allora, un primo messaggio, mister, lo leggo. Buonasera a tutti, sono Gerardo dal club Venticano Biancoverde. Credo si ricorderà di me, qualche settimana fa ci siamo sentiti, si rivolge a lei, mister. In modo scherzoso le ho proposto il 3-6-1. Spero che in futuro i tuoi difensori siano più determinati nello scontro fisico. Amiamo gente che lotta e non si tira indietro come te, mister. Uno di noi, nella buona e nella cattiva sorte, speriamo sia buonissima, con la A in evidenza, il sì, riferimento alla Serie A, nella buonissima sorte. Questo il messaggio di Gerardo, che non pone in realtà una domanda, comunque una considerazione. Ma una considerazione la facciamo, no? Direi a Gerardo di stare tranquillo, perché i ragazzi hanno carattere. Purtroppo delle volte non tutto riesce, no? Non era un momento fortunato, ma io credo che sta passando, perché abbiamo recuperato. Io ho sempre detto che il campionato, l'acquisto più importante era Gavazzi, perché sì. Gavazzi c'ha qualità. E l'acquisto più importante sarà l'arrivo di Morosini, che fra un po' è con noi, insomma, speriamo bene. Altro messaggio, Antonio Dello Iaco, perché non fare, lui qui in riferimento secondo me è al fatto che ci sono un po' di polemiche, allora lui dice, la polemica non è verso di lei credo, perché non fare tutti gli allenamenti a porte chiuse come provocazione? Grazie mille sempre per la tenacia e l'amore che mette nel suo lavoro. Non lo posso fare per rispetto vostro e per rispetto anche della gente, no? Tre volte alla settimana mi sembra anche giusto e corretto, anche se poi voi scrivete il 4-4-2, 4-3-3, scrivete tutto, date dei vantaggi enormi a quelli che... Anch'io sto cercando l'Empoli, chi giocherà, e vado su Facebook, vado su... Non riesco a trovare niente di loro. Invece se vado su Avellino, tutto Avellino, i vostri... Sono tutti operosi e intraprendenti. Sapete tutto, però va bene così. Sottopagine.it anche facciamo una bella concorrenza. Senti Marco, dopo voglio girare anche questa domanda al mister. Parlavamo di questa batteria di giocatori offensivi che ha l'Avellino. Secondo te è possibile vederli, non dico tutti, ma tanti insieme in campo? Adesso giro prima a te la considerazione, magari proponendo un Cabezas a destra, un Bidaoui a sinistra, due punte. Certo, poi lei mi dirà, ci vogliono due con i contro che fanno filtro a centrocampo. Quando perdi, scusa. No, ma magari in quelle partite in cui si fa un po' di resistenza nello sbloccarle, questo è un po' il riferimento. Tu che dici? Ma il mister non è mai stato rinunciatario, lo sai, io lo seguo da cascio, l'abbiamo seguito in maniera attenta, però è chiaro che l'equilibrio è la prima cosa in una squadra di calcio, non è che ci si può buttare allo sbaraglio. Ieri, ad esempio, quando è stato il momento di premere sull'acceleratore, dentro la Verone e Cabezza, se il mister ha lanciato un segnale alla squadra, se lo può confermare. Sì, perché avevo visto un attimino di difficoltà in Molina, un attimino di difficoltà in Rizzato. Non è che ho 64 anni e sono lì per prendere aria, sono lì per vedere, e poi è chiaro che ognuno di noi, pensiero può essere... di qualsiasi persona, a me non mi interessa. Ho visto delle difficoltà, e siccome Cabezas veniva da un problema fisico, adesso sta bene, è un giocatore che secondo me ci può dare una mano, anche da martedì ci può dare una mano, sono convinto di questo. Potrebbe andare via verso l'Ecuador per assistere alla compagna in occasione della sfida, mi sembra, con il Bari, questo, no? Questo è un problema. Questo ha lasciato trapelare. Lui ieri nell'intervista ha detto forse i tempi coincidono con la partita col Bari, se non addirittura con quella contro la Salernitana. E questo mi dispiace, perché c'è sempre un problema qui. C'è sempre un problema da venire. Non si annoia mai, mister, diciamo così. D'altronde, quando è arrivato il calciatore, lo si sapeva che poi avrebbe avuto questo intermezzo, diciamo. Ma sai, no? È importante anche questo, no? La famiglia è importantissima, è importante anche l'Avellino. Ma sveliamo un particolare, ma è vero che l'ambasciatore italiano in Ecuador è un suo amico, come ha detto il presidente D'Ancona? È un mio amico. L'avete scomodato? Sì, no, era impossibile portare la moglie. È stato impossibile. Ma io ho tanti amici politici, molti. Senti, vediamo anche un attimo, dicevamo, abbiamo già visto prima il quadro delle partite che si sono giocate in Serie B ieri. Voglio chiedere un commento anche al mister.
e a Carmine Cerchia su questo campionato di B che vede adesso l'Empoli capolista solitaria dopo il pareggio raggiunto al 95esimo su un campo difficile come il Cittadella. Il Frosinone è caduto in casa col Perugia, partita condizionata dall'espulsione di Soddimo. Mister, il Palermo sta un po' rallentando in quel terzetto di testa. Secondo me l'Empoli è la squadra più forte, l'abbiamo vista. È quindi servito anche il cambio di allenatore di Varini e Andreazzoli? Sì, è chiaro che il cambio, ma l'Empoli come tradizione, come ha sempre giocato quel 4-3-2-1, è il calcio loro, insomma, il calcio che da Sarri, da l'inizio, perché Sarri inizialmente faceva un 4-4-2, poi piano piano ha fatto questo 4-3-2-1, 3-1-2, scusa. E io credo che l'Empoli è la squadra più forte, sia Frosinone. Palermo sta pagando il non calcio. Se il Palermo c'aveva l'allenatore qui, insomma, non è che era non calcio. Però a Palermo, mister, non è che andava benissimo con un carattere vulcanico come quello di Zamparini, però tu anche lì hai preso la sfida perché ti piacciono le ma sfide. Ma no, le sfide sì. Poi avevo fatto anche una grandissima partita quando sono entrato con Napoli, con l'Empoli. Beh, io con Zamparini ho vinto il campionato, nel calcio bisogna avere anche la fortuna di avere dei grandi direttori. Io qui ho un bravissimo direttore, però bisogna dargli un po' più spazio, insomma. Allora, Carmine, coinvolgo anche te. Empoli e Frosinone che sembrano essersi un po' staccate dalle altre. Palermo che fa un po' fatica nelle ultime settimane. In zona play-out c'è grandissima bagarre. Forse la Ternana sembra essersi un po' staccata in zona retrocessione, anche se adesso bisognerà vedere, no, gli effetti della cura di Canio. Sì, vabbè, sì, sicuramente il mister De Canio è esperto, quindi si cercherà in tutti i modi di tirarsi da lì sotto. E niente, nella zona alta sicuramente il Frosinone che perde in casa è comunque la novità del calendario, e poi niente. È il budget, no? È un budget enorme, no? Sì. Per queste squadre. Però al di là di questo noi non abbiamo mai sofferto. No, ma io ho sempre sostenuto che la batteria di attaccanti che ha l'Avellino, almeno in zona play-out, zona retrocessione, insomma, per intenderci, tra le squadre che devono salvarsi non ce l'ha nessuno, credo. No. Non ce l'ha nessuno, quella qualità, quella forza fisica. Noi non siamo in zona play-out. No, ci siamo tirati fuori grazie a questa vittoria. Ma noi ci ma assolutamente fuori. No, ma questo voglio dire, è una qualità di organico che non è da quella zona, non è da quella posizione, secondo assolutamente. Me. Assolutamente, ma se voi analizzate a Foggia quanti giocatori mi mancavano ieri, quanti giocatori mancavano a Venezia, quanti giocatori mancavano. Ma al di là di questo, appena stanno bene questi giocatori, sono giocatori che hanno qualità, insomma. Mister, le volevo chiedere, a proposito del direttore sportivo a cui ha fatto riferimento, ieri la presenza in panchina è stata porta fortuna, no? Alla fine l'ha abbracciata in maniera... Sì, perché quando c'era Maximiliano portava bene. Quando Tommaso ho preferito il direttore, via. Un po' più. Beh, io credo che il direttore nostro è un direttore che d'altronde va stimato per quello che sta facendo. Sta facendo bene come stanno facendo tutti. È chiaro che noi, ripeto per l'ennesima volta, in questa classifica io mi ci vedo, insomma, vedo la squadra mia più alta. Marco, vogliamo vedere anche con l'aiuto della regia le tue pagelle della partita di ieri al Partenio? Chiedo ad Aldo Fenizia di proporle in onda. Eccole qui, Lezzarini 6, Ngawa 6,5, così come Krejcić, Morero 6, Rizzato 5,5 anche Molina, D'Angelo 6, Di Tacchio 5,5, Bidaoui 6,5, Gavazzi 9, Asensio 6, i subentrati, Laverone 6, Falasco 5,5, Cabezas 6,5 e 6,5 anche al mister. Le commentiamo. Gavazzi 9, c'è tutta la storia dietro a quel voto. Da quando faccio il giornalista è il secondo 9 che metto in carriera. Ti dico, l'altro l'aveva preso Castaldo dopo la partita con la Ternana quando fece la rovesciata spettacolare. È un ragazzo, Gavazzi, che andava premiato anche in tal senso, lo abbiamo detto, dal 6 febbraio 2016 a ieri ha chiuso un cerchio di sfortuna incredibile. Per il secondo tempo di Venezia. Assolutamente, il secondo tempo di Venezia, mister. E poi ci sono cose... Con quell'assist magnifico per Asensio. Ci sono cose che valgono più dei gol. E allora chiedo anche al mister, quel ripiegamento difensivo dopo una palla persa di Cabezas, se la ricorda, mister, questa giocata di Gavazzi in scivolata a chiudere su Moscati, queste sono giocate che valgono più
più di gol, dei gol, esatto, che fanno capire quando un calciatore ha una mentalità vincente, ha una mentalità da, anche carismatica, da trascinatore del gruppo. E poi davvero, dopo tutto quello che ha passato, ironia della sorte, ha ritrovato il gol contro il Novara, andava assolutamente premiato. Gli altri voti alti, Bidawi, che dire, un giocatore determinante anche quando manca un po' in termini di lucidità, no, nelle giocate di rifinitura. Prego, mister, se vuole dobbiamo dire che Bidawi aveva un problema al piede, sì. Insomma, esatto. Dobbiamo dirlo. Ha stretto i denti per giocare. Ha stretto i denti. Ha maggior ragione. Sofien gli ho chiesto di aiutarmi in un momento di difficoltà. Devo dire solo grazie a questi ragazzi, perché qualcuno può commentare parole campate così, ma sono giocatori che mi stanno dando tanto. Al di là di questo, io credo i voti sono perfetti. Ah, grazie. Perfetti, perché i 5,5 ci sta tutto. Il 6,5 Novellino, direi me lo tolgo io e lo do a Di Tacchi un po' di più. Okay. Fareggiamo, sufficienza per entrambi. Allora, Antonio, mister, uno dei suoi punti di forza era la fase difensiva, quest'anno meno. Secondo lei perché? Semplici errori oppure la qualità difensiva dei calciatori è peggiorata negli ultimi anni? Beh, anche questo, dobbiamo lavorare. Il telespettatore mi aiuta al coordinamento, intende in generale tutto il nostro calcio italiano. No, ma in generale sono d'accordo. Sono molto d'accordo. C'è una mancanza di attenzione in più, ma non solo da parte dei miei, ma da parte di tutti. Se noi vediamo un attimino il calcio, io proprio stasera ho visto la partita Manchester City Manchester City, Manchester City Arsenal. Sì. Beh, c'è tutta un'altra. Io credo che il calcio dobbiamo cambiare, dobbiamo migliorare, ma non c'è tempo per migliorarli. Però in Italia qualcosa abbiamo perso, sotto dove noi eravamo più forti, eravamo bravissimi a insegnare la fase difensiva. Adesso noi vorremmo proporre molto, molto in avanti e concediamo molto indietro. E poi intanto chiedo alla regia di preparare la prima sorpresa per il mister. Sono sorprese piacevoli, mister. Antonio da Castel San Giorgio, ieri grande vittoria. La domanda al mister: come mai negli ultimi minuti la squadra sembra subire quasi l'ansia di vincere? Vedi la punizione del Novara al 90°. E guardiamo le partite che abbiamo pareggiato, c'è l'ansia, no? E ecco perché abbiamo preso un giocatore importante come Morero, no? Morero è un giocatore che ha esperienza, che cerca di dare un po' di serenità, portarlo avanti. Qualcosa stiamo migliorando. Carmine, tu prima mi dicevi un giocatore che ti ha particolarmente colpito finora quest'anno è Raul Asensio, per personalità, nonostante i 19 anni. Nella giovane età. Poi sembra gracilino, ma in realtà si fa rispettare. A me piace molto, anche perché poi combatte per la squadra, si corre molto, si dedica molto sia alla fase offensiva che a quella difensiva, cioè a recuperare i palloni. Cioè, mi piace. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Mi piace molto. Una piacevole sorpresa. Abbiamo una sorpresa per lei, mister. Sa chi c'è al telefono? Sentiamo. Buonasera, mister. Chi è? Aspetta, non lo so. No, così almeno è Francesco. Francesco, mi danno la colpa che non so più fare la fase difensiva qua. No, mister, no, questo no, non dite così perché non è per niente vero. Il problema è che secondo me anche tra Serie B e Serie A hanno qualche pecca, ce l'hanno i difensori, quindi sono più facilitati gli attaccanti avversari, ma da tutte le parti, non solo di Avellino, secondo me. Sei pronto per farmi il secondo, Fra? Io sono più bravo di te. Però ma io sono perché contento. Io c'ho uno bravo che è il Bimbo, sono bravi, ma ti aspetto perché tu devi fare il tattico, Sì, lo so, mister, è grazie a te. Oh, io nel mio piccolo, mister, lo sai che alleno una squadra di terza categoria, ho iniziato l'anno scorso, sono primo in classifica, mercoledì ho la finale di Coppa Toscana, perché faccio sempre il 4-4-2 e alleno come allenava il mister, creando motivazione e tirando fuori il grande carattere da parte di tutti i giocatori, perché ora il calcio è un po' cambiato, c'è meno qualità e quindi bisogna cercare di dare equilibrio alle motivazioni, il carattere, e penso che l'Avellino ha un grande allenatore sotto questo aspetto, sia tattico e a livello di motivazione, perché tira fuori il meglio da qualsiasi giocatore. Allora chiedo un aneddoto del vostro rapporto, lo chiedo prima al fenomeno, a Francesco, e poi a lei, mister. Francesco,
Ma è aneddoti. Un aneddoto, una curiosità, un qualcosa che è successo tra di voi, dai. Ma se si racconta il primo anno, si può finire sui giornali. però il calcio, e penso che nella vita le cose poi si dicano in faccia, ci si può anche arrabbiare. Però penso che poi dopo, quando poi dopo si chiede scusa o si sbagli sia dell'uno o dell'altra persona a giudicarla, si può rimettere tutto a posto. Un aneddoto bello? Sì. Un aneddoto bello? Di riferibile, mi raccomando, di riferibile, Francesco. No, è simpatico, okay. Questa cosa, è bellina, perché il mister è molto superstizioso. Io abitavo a Nervi e il mister tutte le sere andava a mangiare a un ristorante dove io abitavo vicino. La prima volta il mister, casualmente, non lo so, passò da casa, finito da mangiare, mi suonò il campanello, io mi affacciai, lui lì per lì mi disse: Francesco, come stai? Bene, bene, mister. Ho detto, lì per lì mi ero impressionato, detto, che ho fatto, che ho combinato, perché se mi suonava il mister. E la domenica feci go, tutte le sere mi suonava il campanello, anche quando ero solo con mia moglie mi toccava andare a rispondere al mister, per cava. Grande Fra, grande, vero, vero, vero. Mister, invece un ricordo di Francesco che porti con Francesco te? Francesco tutto porto con me, io penso che lui mi ha dato moltissimo, io l'ho fatto un po' disperare, io tante volte l'ho cacciato fuori dal campo. Qui si diventa un caso da Avellino, Francesco, invece le motivazioni, no? No, no, lo sa perché mister se ne è parlato tante volte. Io invece creo solo motivazioni su Maturana. Bravo mister, però il problema di ora è che sono cambiati, sono presuntuosi e quindi penso che dopo due partite siano bravi. Il mister innanzitutto è un grande uomo, è un uomo che in quello che fa lo fa col massimo, dà tutto, cerca di caricare i ragazzi, di motivarli. Anch'io il primo anno personalmente ho fatto fatica con il mister, siamo andati sugli scontri, ci siamo becchettati e tutto, poi dopo capimmo che il mister aveva ragione, perché io, no, per essere presuntuoso, ero bravo come giocatore, forse mi mancava la continuità sia nell'arco dei 90 minuti che sia nell'arco delle partite. E invece lui mi trasmetteva questa cosa e io non la capivo. E invece lui voleva solo motivarmi, tirarmi fuori quello che non avevo. Quando l'ho capita, state tranquilli, da quel campo non uscite più. In più, no, difatti, lo sai cos'è che è? In più non c'era un allenamento o una partita dove io a quell'uomo lì non gli davo per 90 minuti o per un'ora e mezzo di allenamento. Perché poi ora il problema è che ora ci sono troppi giocatori che sono bravi all'inizio ma sono presuntuosi. Appena vengono ripresi, ti girano e la prendano come un rimprovero, ma io sono bravo, invece non capiscono questa cosa qui. E secondo me il mister ha avuto il periodo sfortunato perché non aveva gli uomini che capivano, avevano solo presuntuosi e delle volte quando vuoi dare o motivare la gente ti gira le spalle e chi prima ci rimette è sempre l'allenatore. Chiaro. Grazie Francesco, abbiamo visto intanto mentre parlavi delle tue magie in maglia Sampdoria, quell'esperienza con il mister. Ma l'ho fatta grazie a questa persona che avete lì, perché mi ha dato la possibilità di farle libera. A me mi mancava solo forse la persona che mi potesse tirare fuori queste cose qui. E io l'ho trovata nel mister. Sei andato anche in nazionale, lo ringrazio. Va bene. Ciao Fra. Un abbraccio, grazie. Mister. Grazie. Un saluto a tutti e soprattutto all'Avellino. Grazie Francesco Flacchi. Ciao amici. Grazie. Ciao Fra. Ciao. Permettimi di ringraziare Flacchi. L'ho lasciato parlare col mister, ma di una disponibilità unica quando l'ho contattato oggi. Davvero grazie a Francesco Fla, che è stata una telefonata emozionante, bellissima. Assolutamente. E mister, per lei le sorprese non sono finite, eh? Non c'è un giocatore che non è... Ma lui è andato in nazionale a tanti altri, insomma. Era un fenomeno, Francesco. Allora, dobbiamo andare in pubblicità. Primo break, ci ritroviamo tra poco in studio con mister Novellino. Allora, rieccoci in studio. Andiamo subito con un'altra slide di Giuseppe Andrita, sempre legata alla partita di ieri e all'esordio di Brian Cabezas. La vediamo con Aldo Fenizia dalla regia. L'Avellino si raccabezas. Ah, ragione. È bella. Ragione. L'Avellino si raccabezas. Mister, questo ragazzo ieri al primo pallone che ha toccato è stato sospinto da un'ovazione dei tifosi. Ma è la cosa ci più sono bella. Grandissime aspettative su di lui e subito ha dimostrato di essere giocatore, di essere calciatore. No, oltretutto si è presentato con molta umiltà. Umiltà.
è un bravissimo ragazzo. Quando gli ho detto dai, dammi una mano, ne ho bisogno, subito disponibile. Beh, io credo che questo ha grande qualità, va dritto, ha qualità quando rientra e ci darà una grande mano. Ecco, tu mi hai dato un grande dispiacere, ma dicendo adesso che rientra... No, lo ha detto lui ieri durante Offside, ha fatto trapelare questa possibilità, questa eventualità. Io questo non lo sapevo, non lo sapevo ancora. Vabbè, Giuliano. Vedremo, insomma, vedremo. Annaggia Giuliano. No. Carmine, il centrocampo dell'Avellino, da collega di reparto, di Tacchio, D'Angelo, stanno facendo un grande lavoro, il mister lo può confermare. Adesso nel mercato di gennaio è arrivato Derisio per dare nerbo, sostanza anche lui. Però di Tacchio e D'Angelo è dall'inizio dell'anno che, come si dice mister, portano avanti la carretta. Ma anche, devo dire che l'acquisto di Derisio è stato utilissimo da questo punto di vista. A me piace molto, a me piace molto. Io ho sempre giocato con due mediani. È che D'Angelo fa un po' fatica sotto punta, perché non è male D'Angelo. D'Angelo è un giocatore che ha qualità di testa. Per esempio, quando ho spostato a un certo punto della partita, abbiamo fatto anche un 4-1-4-1, ho spostato un po' più dietro Gavazzi. Poi D'Angelo è il mister, è meglio metterci in condizione che siamo più liberi, perché giocando a tre bisogna... fa delle rotazioni, bisogna saperle fare, insomma. Io credo che sono dei giocatori importanti. D'Angelo è un giocatore, in modo particolare in casa, è un giocatore che dà molto. Fuori casa, per esempio a Venezia, ha fatto una grandissima partita, sia lui che Gavazzi. No, chiedo anche a Carmine una valutazione sul centrocampo bianco-verde. Sono comunque due centrocampisti che danno l'anima, corrono molto. È ovvio che magari uno dice... sono poco tecnici, però cioè, correre e abbinare anche la tecnica delle volte, non hai la lucidità, per magari puoi sbagliare un passaggio, quindi uno deve anche comprendere la situazione della partita. E poi dicevamo, servono anche per reggere quel parco attaccanti, quella offensività lì davanti, servono anche due, come si dice, cagnacci, no, in senso buono. E poi... Gavazzi, che magari ti può dare una mano lui se rientra tra i due in fase difensiva. Ma difatti noi facciamo un 4-2-3-1, perché la nostra forza deve essere sugli esterni, più Gavazzi, più Morosini, insomma, chi c'è. È una prima punta che sa tenere palla, sa andare sullo spazio, poi si può giocare anche con la seconda punta, ma la forza nostra deve essere... inserimento da dietro, perché comunque hai la porta di fronte. Esatto. Allora, le dicevo, abbiamo preparato 5 slide che riassumono finora quest'anno e mezzo in bianco-verde per mister Novellino. Cominciamo con la prima, sono anche legate a un preciso periodo temporale, mister. La prima che vediamo è questa. Niente paura. L'accompagnamento musicale, mister. Si vede la luna perfino da battaglia. Questa qui, mister, veniva dopo le due sconfitte con Spezia e quel 5-0 pesantissimo in casa col Perugia. Niente paura, lei diceva, insomma, al microfono, al taquino. Ma io ero in quel sicuro. Momento, anche perché, non so se si ricorda, c'era la contemporaneità del processo calcio scommesse. Esatto. Ma poi, voi... fate in fretta a dimenticare, ma noi avevamo veramente una squadra forte l'anno scorso. Avevamo Gensiti, Radunovic, Daniele Verde, avevamo Omenga, è una squadra veramente forte, doveva arrivare un po' prima. Svegliamo questa retroscena su Verde, mister. È vero che Pecchia l'ha chiamata per un'ultima referenza su come era andato questa stagione? Su come mettersi, è chiaro, tra colleghi noi parliamo. Daniele ha bisogno solo di essere accarezzato. Ed ogni tanto una scoppola va data. Quindi abbiamo visto un Walter Novellino con l'elmetto in trincea. Andiamo con la seconda slide. È un risultato importante per lui, anche per la mia società, insomma, per i nostri tifosi. Dai, chiudiamo, facciamo pace, via. Vedremo che tutto si sistema, dai, nella vita. Allora, un Walter Novellino da Nobel, Novellino per la pace. Questa è dopo la partita di Frosinone di quest'anno, quando c'è stato qualche attrito, ricorderà, tra i tifosi, il presidente Taccone. Lei ha voluto mettere una parola di pace. Il presidente è il proprietario, insomma, è impulsivo. Delle volte bisogna anche capire, anch'io sono così,
delle volte. Però è un presidente che va capito delle volte, perché d'altronde è un'azienda, delle volte uno sfogo c'è sempre, no? Però, ci tengo a precisare che i nostri tifosi qualcosa meritano, no? E tocca a me darglielo, dai. Andiamo avanti con la terza slide. Walter Ego, il riferimento è proprio al presidente, hai commentato proprio adesso, i due Walter, no? Due caratteri molto focosi, vulcanici. Ma buoni. Com'è il rapporto con il presidente? Buono, discreto, via, è eccezionale. D'altronde io credo sempre che in un'azienda c'è sopra e c'è quello che fa gestire bene tutto. Delle volte non riesce sempre a gestire, perché manca sempre qualcosa, però l'importante è avere un certo equilibrio. Ci sono gli equilibri, ci sono, e credo che è un ottimo presidente. Andiamo alla quarta. E la magia più grossa, giura che gli è successa in casa sua. Diceva la pena vivere, fai comparire una donna. È lei, mister, quello. Sì. Walter il mago. Una cortesia, se ti fate una cortesia, se mi potete regalare. Sì, così. Assolutamente. La canzone di Ligabue, tra l'altro, dice: è la magia più grossa, l'ha fatta in casa sua, in Irpinia. In Irpinia, che non è facile. Proprio su questo le volevo chiedere, essere irpino è uno stimolo in più o in determinati momenti può essere anche un condizionamento in negativo? No, per me è uno stimolo in più. A pensare oggi, ho fatto l'allenamento e sono andato a Montemarano, e sono andato ho vissuto dove sono nato, in fin dei conti. Sì. È chiaro che qualcuno mi dice, anche i montemaranesi vogliono che l'Avellino, è uno stimolo in più. Vediamo l'ultima slide per il mister Novellino, questa è l'ultima, Walterato, perché è un riferimento un po' alle tante espulsioni, allontanamenti dal campo che lei subisce, si altera. Ma no, sono molto educato. Spesso forse c'è qualche incomprensione con i direttori di gara. È che supero spesso la linea di mia competenza. Sì. No? Però poi esuberante. Molto esuberante. Però sono molto educato. E sono anche quando c'è il quarto uomo, perché lì c'è un quarto uomo, sì. Poi ci sono il commissario di campo. Hanno scritto sempre la mia educazione, non è... E infatti, giustamente, non è stato mai squalificato il mister. L'area tecnica è troppo piccola, mister, facciamola allargare. Così può cambiare, perché il mister lo sappiamo. Ma è molto grande la nostra. In casa, infatti, va meglio. Carmine, da irpino, affidare una squadra a Walter Novellino, secondo te è anche un messaggio molto importante che la società ha voluto dare alla piazza? Ricorderai l'anno scorso un momento estremamente delicato dopo l'esonero di Toscano. Affidarsi ad un mister irpino della grande esperienza di Walter Novellino, secondo te è stato un plusvalore che la società dava in quel momento, un segnale che voleva dare alla piazza anche? Sicuramente, sia per la situazione che comunque in cui si trovava la squadra, se ci voleva comunque un tecnico esperto e capace di trasmettere positività all'ambiente, poi tra l'altro un irpino per far avvicinare ancora di più la gente al campo, e lo sappiamo che comunque poi ad Avellino sei tifosi si avvicinano e vengono comunque a trasmettere positività, e la squadra ne può trarre grossi benefici. Io mi ricordo Gualdo Avellino a Pescara. Sì, 95. 95. Ogni tanto possiamo ricordare, ho sentito questo. I gualdesi erano 400. Dovremmo avere le immagini. Dovremmo avere anche le immagini. 13.000, 15.000 da Avellino. E io vorrei portargli un attimino. Io quando sono andato a Napoli c'erano 800 persone e sono andato via con 90.000. Io spero di dargli un po' di soddisfazione.
se la nostra fortuna, se la un po' di fortuna. Questo è anche un appello, sarà, insomma, sarà a riempire di nuovo lo stadio. Mister, ieri forse il minimo stagionale, poco più di 100 biglietti venduti. Adesso speriamo magari in una prestazione convincente ad Empoli, al di là del risultato, per vedere un Partenio più pieno già contro il Bari. Ma sicuramente, sicuramente. Dipende sempre dai risultati, quello è fuori dubbio. Dipende anche da noi. Noi dobbiamo trascinare la gente allo stadio. Marco, ti lascio qualche domanda, qualche considerazione da fare con il mister, se ti va, insomma, qualche curiosità che vuoi soddisfare con il mister Novellino. Io andrei sull'attualità, nel senso, per parlare un po' di come si arriva a questa partita con l'Empoli. Mister, è oggettivo che l'Empoli è una squadra molto importante, con una curiosità, se la vogliamo svelare. Donnarumma, lei ci aveva visto lontano anche in questo senso, l'anno scorso un po' svalutato da una stagione altalenante alla Salernitana, quest'anno devastante, il mister, possiamo dirlo, senza nulla togliere a chi c'è adesso, che è arrivato alla fine, lo voleva fortemente già quest'estate, vero mister? Devo dire la verità, sia io che il direttore, ma Maximiliano uguale, avevamo pensato a lui. È chiaro che poi io ho sempre detto che questo in area di rigore è determinante. È un giocatore che ha grande qualità, guarda molto la porta, è bravissimo. Purtroppo lui ha fatto una scelta diversa, ha voluto andare a Empoli, però va bene così. Mister, ma l'attaccante moderno, secondo lei, che caratteristiche deve avere per funzionare in questo calcio contemporaneo? L'attaccante moderno intanto non si deve mai schiacciare quei difensori, si deve staccare sempre, deve essere veloce, deve essere attento, deve essere tecnico, deve essere un giocatore che attacca la profondità, mi dà l'ampiezza. È quello che io cerco sempre, no? Quando noi lavoriamo con i rettangoli, e in questi rettangoli io cerco di mettere tutti gli spazi che gli attaccanti devono fare. Delle volte col 4-4-2 o col 4-2-3-1, delle volte, però a me piacciono molto. Il mio calcio è semplice, ma è anche difficile, perché gli esterni devono venire dentro le linee, devono ripartire, devono attaccare gli spazi in ampiezza, l'attaccante deve avere i tempi di giocate, eccetera eccetera. E gli attaccanti che si schiacciano troppo ai difensori non vanno più. Ultimissima invece volevo fare su Castaldo e Ardemagni. Ardemagni ha fatto le stagioni migliori col mister come un padre, abbiamo sentito Flachi. Lo è così, mister Novellino, anche con Ardemagni, e su Castaldo, che è davvero sempre verde, eterno, continua a dare il suo contributo. Lei spera, immagino, di riaverlo per la partita col Bari, mentre un po' sulle condizioni di Ardemagni facciamo anche il punto. Visto Ardemagni come Castaldo sono giocatori che o partono subito o giocano dopo. Ardemagni è un po' più vuol partire subito, Gigi un po' più si riesce a gestirlo meglio, però sono tutti giocatori che vogliono giocare, ma sempre con lealtà ti devi comportare. L'allenatore si deve comportare sempre leale e dire le cose in faccia, perché io non parlo mai dietro, e delle volte essere diretto dà fastidio. La schiettezza, sì. Dà fastidio. Però io ho 64 anni, non ho più bisogno io qui ho solo bisogno di portare in alto l'Avellino, non ho bisogno di diventare chissà cosa. Io credo che questi ragazzi con me possono imparare, e sono convinto di questo. E sia Matteo sia lo stesso Assenzio, guardiamo Assenzio quanto è migliorato da quest'estate, e io Assenzio lo devo migliorare, perché salta ancora vuoto, non ha i tempi ancora, è un ragazzo, però a me mi sta dando tantissimo. Matteo è uno che ha bisogno di fiducia, ha bisogno di essere coccolato, ma delle volte anche una mazzata in capo, dicono ad Avellino, ci vuole. Invece Gigi è un po' più naif. Senti mister, sarei contento, il Milan è passato in vantaggio intanto all'Olimpico, hai visto? Si è capito già. Se gol di Cutrone, autorete di Manolas, comunque al terzo del contento, secondo tempo, no. Milan avanti 1-0. Io sono contento per Gattuso, anche Gattuso è un giocatore che io ho cresciuto negli allievi del Perugia. Allora, audio... La partita la stiamo vedendo in uno studio nuovo bellissimo, è davvero spettacolare, anche con questi monitor molto ben posizionati. C'è un audio di un tifoso, Carmelo Mainolfi da Cervinara, che ti fa i complimenti, le fa, pardon, i complimenti mister. Andiamo a sentire l'audio, il messaggio WhatsApp.
Buona serata, sono Carmelo e volevo salutare mister Novellino, un grande mister, un allenatore che ad Avellino non abbiamo mai avuto. Ieri grande prova allo Stadio Partenio contro il Novara. Novellino, sei un grande, non pensare nisciù. Ciao, grazie. Stai tranquillo. Così Carmelo Mainolfi, poi un altro messaggio, non so se anche questo è un WhatsApp audio, un saluto allo studio, un affettuoso abbraccio al mister al quale chiedo di salvarci, forse è un'aggiunta di Carmelo Mainolfi. Poi Andrea Dalle Marche che ha mandato anche una fotografia con lei mister nel ritiro di Cascia quest'estate, eccola qui. Siete... ero molto grasso lì. Lei è Andrea, è la prospettiva. Allora, mister Novellino, non crede che un giocatore come Ngawa, schierato da centrale in una difesa a 4, renda più che da terzino destro? Questa è la domanda di Andrea. Ma guarda, la faccenda di Ngawa, qui si chiacchiera un po' tanto. Ngawa è stato preso così dal nostro presidente, portato, che doveva giocare, doveva imparare a giocare. Io non faccio altro che fare l'allenatore, dove ho bisogno lui gioca. Non ho bisogno di consigli, so dove deve giocare Ngawa. Ngawa può giocare centrale, può giocare terzino sinistro e può giocare terzino destro, perché ha le qualità per fare tutto. Secondo me lì il presidente è stato bravissimo. La prima cosa che ho la prima cosa che ho notato è la velocità a Cascia, e ho cercato di costruire delle giocate, dei rettangoli dove lui porta palla. È chiaro che devo migliorarlo, però Ngawa nessuno di io so come farlo giocare. Ngawa può giocare anche centrale, perché lui i ruoli li può fare tutti. Con la Cremonese l'ha schierato centrale il mister, sì, infatti, ma è anche noi abbiamo bisogno, no? Noi delle volte abbiamo bisogno anche di gente alta, perché per esempio con Puskas, adesso parliamoci chiaro, io non è che faccio l'impiegato statale, faccio l'allenatore e cerco di farlo nel migliore dei modi. Il problema maggiore era che in 4 partite Edoardo e i miei collaboratori hanno visto che Puskas era molto bravo di testa, noi avevamo problemi di uno che saltasse di testa, e in questo caso Krešić è tornato utile molto, oltre che tornando utile si sta allenando bene, è un giocatore che secondo me è un giocatore da riproporre, da dargli fiducia, da rilanciare. Carmine da Nocera Superiore chiede una curiosità sul rapporto con Zamparini a Palermo e immagino anche a Venezia. Beh, Zamparini a Palermo è diventato allenatore perché è stato a Coverciano. A Venezia non glielo permettevano perché c'era Marotta, c'era Paratici, c'era gente che lo cercavano di... A Palermo invece era diventato troppo allenatore. A Venezia, approfitto per sottolineare, io c'ero, l'accoglienza che è stata riservata a mister Novellino è stata davvero bellissima, davvero ha lasciato un grande segno. Lei ha ricambiato in maniera affettuosa. Io vedevo la gente parlare anche per strada, non di Venezia Avellino, ma del ritorno di Novellino, ti assicuro. Molti erano davvero felici di riabbracciarlo. Mister, ma era la prima volta che tornava da Venezia? Sì, era la seconda volta, ma questa volta veramente mi hanno fatto una festa enorme. Io ho fatto il mio lavoro, ho fatto quello che fa un allenatore. Io sono stato fortunato ad avere veramente della gente competente, come ce l'ho qui adesso. Ecco, io credo che Enzo abbia bisogno più di essere lui, insomma, perché è una persona che bisogna dargli spazio, perché è molto competente, in modo particolare sui giovani. Se ha senso è qui, il merito è suo, insomma, ci sono tanti giocatori giovani, anche Rado se è qui è merito suo, perché io non è che vado a vedere, io mi fido del mio collaboratore, insomma. Carmine, chiedo anche a te allora un commento, una valutazione sull'Empoli, prossimo avversario, si torna in campo già martedì, turno infrasettimanale alle 20:30, squadra che sviluppa un gran gioco in velocità, su dei meccanismi, come diceva anche prima il mister, rodati ormai da anni, la qualità di Caputo, di Donnarumma, di Zajc, di Ninkovic. Abbiamo visto ieri che gol Benasser giocava, aspetta, dove giocava?
Benessere, ci trovi impreparati. Ci trovi impreparato, mister, ci trovi impreparato. Mi ricordo, anche la giocatore la algerino, comunque, giocatore algerino di grande qualità, vai Carmine. Anche la qualità del centrocampo, vabbè, a Empoli comunque giocano sempre da anni questo 4-3-1-2, l'ha detto prima anche il mister, comunque da temere la coppia d'attacco, Caputo Donnarumma, cioè comunque hanno... È una squadra che viene molto centrale, fa le rotazioni. Avranno molta densità attaccando proprio la porta centralmente. Mi ricordo la partita dell'andata che soffrirono proprio il secondo tempo quando il mister inserì Bidoui sulle fasce. Passammo da 2-0 a 0-2. Proprio sviluppando questa superiorità sulle fasce con le ripartenze proprio subito dai terzini con la palla a Bidoui, mi ricordo proprio in quella partita che fece la differenza. Ecco, però mister, la vexata questio, una partita del genere, come la si deve affrontare? Questa? Aspettandoli, con il rischio che magari ti asfaltano, o rispondendo colpo su colpo con un atteggiamento aperto, aggressivo? No. Come la devi giocare? Beh, è una squadra intanto che viene molto imbuto dentro, no? Giocano molto imbuto, hanno un'ampiezza con Pasquale e Pasquale, coi terzini. È una squadra che va saputa affrontare, ma non aspettandoli, chiudendo le loro giocate, sapendo ripartire con dei giocatori importanti che abbiamo noi, perché noi adesso stiamo recuperando dei giocatori che li può far male, insomma. Così la giocherà? Sì, sì. Con questo atteggiamento? Sicuramente con un dietro punta che va a chiudere le giocate del centrocampista di Castagnetti, che basso, che comunque è un ottimo giocatore. Però dal momento che Castagnetti è chiuso, ci fanno le rotazioni con Benasser e con l'altro centrale. Sì, infatti pure... Sono giocate che bisogna stare attenti, abbiamo lavorato anche oggi su questo. Allora, abbiamo al telefono il collega del mattino, Annibale Discepolo. Ciao Annibale. Buonasera a tutti. Ciao Annibale. Ciao, sono andato a mangiare a Montemarano oggi. l'ho sentito. Allora, tu sei ospite fisso della nostra trasmissione Derby Serie B, ci sembrava giusto anche una valutazione con te, con il mister Novellino. Vai Annibale. Sì, no, io vorrei rimanere nell'attualità, anche se... ero stato preso da buon discepolo da chiedere al mister chi sono questi professori, ma da quello che ho sentito e soprattutto da quello che hai dimostrato ieri con i cambi, per fortuna non fatti alla fine, insomma credo che il vero professore in questo momento sia tu. Comunque, no, non è una sviolinata, no, ma no. Volevo dirti, collegandomi appunto anche a quello che dicevate in studio poc'anzi, a parte l'Empoli, insomma, che è bestia nera e che condivido con te essere la migliore squadra del campionato da un po' di tempo a questa parte, con Caputo, Donnarumma, Puntigol e Donnarumma 13, ecco, insomma, bisognerà lavorare moltissimo, o perlomeno, insomma, c'è un giorno, cercare di migliorare al massimo la fase difensiva, ma credo anche e soprattutto quella zona filtro a centrocampo, che però risponderà ad alcune esigenze, anche alla luce di queste tre partite che ci saranno a raffica e che ti imporranno, credo, anche un turnover non solo di scelte di uomini, ma soprattutto alla luce di eventuali ammonizioni che potrebbero, insomma, diciamo, compromettere un po' i tuoi piani tattici. Quindi volevo capire un po' come ti sei attrezzato per Empoli ed anche per le altre tre che seguiranno. Guarda Nibali, noi ci stiamo attrezzando, la fortuna che ci aiuta in questa volta, che stiamo recuperando tutti. Ho la possibilità anche di martedì di fare delle scelte, far riposare qualche titolare, no? Però c'è la possibilità anche di poter lavorare con tutta la rosa, quella è la cosa più importante, perché stiamo recuperando tutti. Oggi ha lavorato molto bene Matteo, ha lavorato anche lo stesso Moretti, stiamo recuperando un po', ecco, come dicevi tu, dobbiamo migliorare un attimino la fase difensiva, dove e la Serie B è questa, la Serie B è corsa, la Serie B è migliorare la fase difensiva. Incontriamo una squadra che tecnicamente, tatticamente,
gioca molto, molto dentro le linee e cercheremo di chiudere queste loro giocate e di ripartire con dei giocatori che abbiamo recuperato, tipo Cabezas, adesso speriamo che sembrava che ci avesse un problemino stamattina, invece stamattina si è allenato e si è allenato bene. È chiaro che bisogna andare a giocare queste bisogna giocare queste tre partite cercando di prendere più punti, perché onestamente la nostra squadra ieri ha dimostrato dalla metà campo in su di far male a molte squadre, insomma, ecco. Va bene. Grazie. Grazie Annibale. Grazie, grazie del tuo intervento. Grazie. Ancora qualche considerazione e domanda flash, poi andiamo in pubblicità. Pino da Avellino, da Cascia alle gare ufficiali, sempre la capacità di adattarsi ad ogni situazione. Per il mister Mauro da Ottaviano, sfido chiunque ad allenare l'Avellino per mesi senza 8 titolari. Mister, vai per la tua strada, scrive Mauro. Poi Francesco da Avellino, volevo chiedere al mister se per la gara con l'Empoli sceglierà un turnover per far riposare alcuni elementi della rosa. Sicuramente. Sicuramente vedremo. Sicuramente vedremo. Pino del club Adriano Lombardi di Cambiano, nel Torinese, in occasione della gara di Novara, dice: le regalai la sciarpa del nostro club. Volevo solo dirle che i ragazzi dovrebbero ascoltarla di più. No, i ragazzi mi ascoltano. Ecco, forse un po' più di attenzione sulle situazioni di pali native. Forse, ecco, però sono ragazzi che mi stanno dando una grande mano, assolutamente. Loro sanno quanto... io ci tengo che noi facciamo bene. Ci tengo che... Io credo che la fortuna delle volte basta poco. Va bene, ci dobbiamo fermare. Secondo break pubblicitario, ci ritroviamo tra poco. Eccoci di nuovo, intanto ci siamo andati a documentare. Benasser giocava nelle giovanili dell'Arsenal. È esploso lì, poi è si sta confermando francese. In Serie B ad altissimi livelli con l'Empoli. Messaggi e foto per Flavio Puleo, biancoverdi insuperabili, ovviamente l'abbraccio anche da parte nostra. Flavio, non so se ha inviato delle fotografie da far vedere, da mettere in onda. Chiediamo al mister l'affetto dei biancoverdi insuperabili, lo sentono davvero ogni partita. Anche ieri la coreografia bellissima. È stata bella la coreografia. Poi Lino da Cervinara riprende un po' la domanda che abbiamo fatto prima. Volevo chiedere se possono coesistere nell'undici titolare Bidaoui, Gavazzi e Cabezas a supporto di Ardemagno o Castaldo. Quando si perde tutto è possibile. All'assalto praticamente. Come faceva Mourinho, no? Una volta. Proprio contro di me l'ha fatto Mourinho. Anche non conoscendola di persona mi sento di dire di volerle bene e lo apprezzo molto come uomo al di là del suo ruolo. Naturalmente anche tante considerazioni, non solo domande, mister, per lei, tanti attestati di stima. Marco D'Avellino, mister, quando rientreranno Ardemagni e Castaldo? Vogliamo il derby di ritorno. Questo ritorna come un'ossessione, mister. L'aspettiamo un po' tutti. Perché da lì sono nate le nostre, tra virgolette, momenti non fortunati. Ecco. Ma anche su questo voglio chiedere a Carmine quanto può incidere una partita come quella, persa in quel modo, subendo 3 gol in rimonta in 20 minuti, negli equilibri anche mentali di una squadra. Secondo te può aver inciso in maniera pesante? Ma sicuramente, ti ritrovavi in un momento della partita ad essere primo in classifica, oltre che star vincendo la partita. Quindi poi comunque ritrovarti a perdere quella partita negli ultimi minuti con... dare una delusione ai tifosi, sentire comunque il... si trasmette un'emozione radicalmente opposta, quindi... Esatto. No, è vero, assolutamente vero. Sì. Allora, Marco, tu hai preparato un'altra sorpresa per il mister, perché c'è un ragazzo, un calciatore dell'Avellino, che dal 17 novembre sta cercando, no, di ritrovare la sua strada, il suo percorso, una riabilitazione difficile. Parliamo di Richard Lasic. Sì. E allora, no, lascio a te la parola. No, è stato un piacere intervistarlo a Villa Stewart. È stato uno speciale molto apprezzato e gradito dai nostri telespettatori. Però mister, prego, se vuole anche parlare. Anche lì si è dimenticato che abbiamo anche Lasic. Esatto. Si fa in fretta a dimenticare, perché Lasic è stato fondamentale l'anno scorso per noi. E quindi l'intervista tutta la potete leggere sul sito. Facciamo vedere al mister la sorpresa e dopo c'è un estratto in cui Lasic parla di lei, mister. Lo vediamo. Sì, grazie.
Io avevo sempre rapporto buonissimo con Mister, diciamo, perché anche quando è arrivato un anno e mezzo fa ci volevano qualche partita perché non mi conosceva, però poi mi ha dato la fiducia, io penso in quella stagione gliel'ho ripagata. Purtroppo quest'anno ho iniziato un po' male, nel senso che avevo qualche problema fisico, che ho saltato maggior parte della preparazione, allora penso che preferiva gli altri giocatori. E dovevo conquistarla di nuovo sta fiducia sua, però penso che quando me l'ha data io purtroppo mi sono fatto male e questo mi ha fatto fare fuori, diciamo. Comunque anche Mister mi ha chiamato un paio di volte che gli dispiaceva e purtroppo mi augurava tutto bene e ha detto che passa veloce e ci vediamo presto. Sì, la verità, ha detto giusto. Non lo conosceva all'inizio, poi lui è stato determinante. Poi ha fatto fatica, aveva problemi in preparazione, poi piano piano però la fiducia è un ragazzo straordinario, professionista. Assolutamente. Mister, intanto chiedo alla regia di preparare l'altra sorpresa per Novellino. Lei è un allenatore di grande caratura, lo abbiamo detto, di grande esperienza. Questa esperienza a casa sua, in Irpinia, rimettendosi anche l'anno scorso un po' in gioco, cosa le sta dando di più rispetto a quello che lei già aveva, rispetto al suo grande bagaglio, dal punto di vista umano, dal punto di vista professionale, dal punto di vista tecnico? Beh, dal punto di vista umano, straordinario. Sono tornato nella città dove giocavo insieme alla Colletta, andavo a scuola. Mm. E conosco, c'erano tutti i ragazzi che giocavano, più vecchi, la mia età, però sembrano più vecchi di me, al di là. Emozione bellissima, perché poi abbiamo, poi ritornare, peccato che papà non c'è più, né mamma né papà, perché per loro vedere il figlio allenare l'Avellino era il massimo, no? Giocare nell'Avellino era il massimo. E mi ha lasciato questo a livello professionale. Ho sposato la causa perché me la sentivo di poterlo fare, di dare qualcosa della mia esperienza, di qualcosa di mio, qualcosa di. E sono convinto di questo, che lo darò fino alla fine. Intanto la sorpresa è un attimo in stand-by, la stiamo cercando di preparare, qualche piccolo intoppo. Mister, naturalmente veniamo da una vittoria, quindi c'è spazio soprattutto... Ma venivo alla anche se perdavamo. No, veniamo da una vittoria, volevo dire, c'è spazio ad attestati di stima, elogi. Naturalmente, inutile nasconderlo, non sono mancate critiche nei suoi riguardi. Le chiedo se ha avvertito, magari rispetto all'anno scorso, una diversa predisposizione da parte di qualche tifoso nei suoi confronti, come la vive e cosa si sente di dire a questi tifosi che magari sono lì un po' troppo spesso a criticare, come la vive e cosa vorrebbe dirgli a questi tifosi? Ma no, ma non mi interessa. Sono... giustamente ha un pensiero loro, solo che bisogna essere razionali. Va bene, bisogna essere razionali anziché dare fiato alla bocca. Allora io chiedo intanto alla regia di preparare il collegamento telefonico con il collega di pianetaempoli.it Alessio Cocchi per farci raccontare in 2-3 minuti proprio la squadra di Andrea Azzoli, che intanto vediamo nella schermata preparata da Giuseppe Andrita, lo schieramento che ha proposto ieri Andrea Azzoli con il Cittadella: Gabriel in porta, Di Lorenzo, Veseli, Maglietta e Pasqual, Benasser, Castagnetti, Brighi, Zaic, Caputo, Donnarumma. Mister, io ricordo che anche nella partita d'andata l'Empoli veniva descritta come squadra forse addirittura imbattibile, eppure prima Carmine ricordava quel grandissimo secondo tempo. Sì. Fummo forse la prima squadra a mettere seriamente in difficoltà l'Empoli in quel momento e probabilmente lì l'Avellino, con tutto l'organico a disposizione, ha raggiunto l'apice della sua stagione. Lei è d'accordo? Sì, hanno anche cambiato la loro impostazione, no? Perché loro giocavano quei tre a centrocampo e per me era più facile fare dei cambi e portare la squadra ad abbassarsi, perché con Bidawi
che ti, da, ti crea la superiorità numerica. Sì. Poi con il nuovo allenatore, tra l'altro, che conosco bene, è un'impostazione diversa, ma la qualità del giocatore è indiscutibile. Allora, ci facciamo raccontare un po' l'Empoli da Alessio Cocchi. Alessio, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Allora, già si gioca dopodomani, martedì sera, Empoli arriva a questo scontro con l'Avellino da capolista solitaria, un pareggio con grande autorevolezza su un campo difficile come quello di Cittadella, un secondo tempo dominato, il gol poteva arrivare anche prima del 95esimo con Benasser, ricordo anche un palo di Zajc, ma l'Empoli, o meglio l'Avellino all'Empoli, non rievoca grandi ricordi, ricordando un po' la partita d'andata. Come si sta preparando la squadra a questo ritorno? Beh, non soltanto la partita d'andata, noi le ultime tre partite con l'Avellino abbiamo perso tutte e tre. Nel 2014 con Sarri in panchina perdemmo sia l'Avellino che ad Empoli, quindi insomma c'è da sfatare un po' il tabù bianco-verde, ma l'Empoli ci arriva con grande serenità, con grande consapevolezza, con grande umiltà anche, perché la squadra, la società, il mister non si stanno assolutamente montando la testa per questo primato che è assolutamente meritato. C'è grande attenzione, c'è grande rispetto per l'avversario che in questo momento sta sotto in classifica e c'è da giocare gara dopo gara. L'Empoli vuole andare in Serie A, non lo manda a dire, vuole evitare i playoff, però è chiaro che questa promozione va costruita sul campo dimostrando di essere più forti di tutti gli altri avversari e al momento mi sembra che l'operazione stia riuscendo. A Cittadella è arrivato un pareggio importantissimo, come dicevi giustamente tu, poteva arrivare abbondantemente prima del 95esimo, magari evitando anche una grande arrabbiatura da parte dei padroni di casa, e l'Empoli a Cittadella ha superato un test molto importante, perché in B quando una squadra vuol vincere un campionato e non riesce a vincere le partite, non perdere diventa fondamentale. Una domanda da parte di Marco Festa per te, Marco. Ciao, buonasera. Volevo chiederti, Alessio, per non quanto ti sento, riguarda... Non ti sento. Mi senti, Alessio, adesso? Non ti sento, sei lontanissimo, non ti sento. Lontanissimo, proviamo ad alzare l'audio, chiediamo aiuto alla regia. Adesso mi senti, Alessio? È molto lontano. Allora non lascio la parola ad Angelo in attesa che risolvano questi problemi, anzi proprio al mister. Proviamo adesso, Marco, mi dicono dalla regia. Alessio, ora mi senti? Adesso perfettamente. Ok, perfettamente. Alessio, eccoci. Allora, no, volevo chiederti di questo tandem d'attacco. Ovviamente non è solo questo l'Empoli, ma Caputo e Donnarumma stanno facendo sfaceli, soprattutto Donnarumma, un giocatore rigenerato dall'Empoli dopo una stagione altalenante alla Salernitana. Sicuramente i due calciatori davanti che abbiamo ribattezzato i marziani stanno dando tanto, hanno dato tanto anche diciamo, nella gestione Vivarini, quindi sicuramente per quanto li riguarda il cambio in panchina non è stato rigenerante, ma hanno proseguito un percorso naturale portato avanti da questa estate. Donnarumma sta facendo molto bene, era una scommessa, veniva da un precampionato non positivo perché noi lo avevamo un po' definito come il flop dell'estate, gli mancava il compagno giusto, è arrivato Ciccio Caputo strapagato, perché insomma l'Empoli ha fatto un'operazione da 3 milioni di euro, una roba non da Empoli, e quindi insomma è cambiato il gioco di Donnarumma. E Caputo, insomma, lo conosciamo tutti per la Serie B, un giocatore che sta veramente molto largo, però loro sono i due finalizzatori. L'Empoli è una squadra veramente con 11, 14, 16, 18 elementi che giocano tutti assieme, e secondo me, mi permetto di dirlo non perché sono di parte, nell'Empoli c'è il maggior talento vero della Serie B, che è Rade Krunic, che è un giocatore che in B sposta gli equilibri. Sì. Qui in studio con noi c'è mister Novellino. Alessio, la considerazione anche del mister che ha speso parole... Un grande ex. Ha speso parole di elogio per Andreazzoli anche. Sì, è stato bravissimo a dare continuità al lavoro di Vivarini, perché Vivarini ha lavorato bene anche lui. È chiaro che l'impostazione poi... il cambio ha dato un'impostazione diversa e bisogna fargli complimenti. Come diceva lei... Credo che l'Empoli è una squadra costruita per andare in Serie A. L'ultimo acquisto, Maietta, è stato fondamentale anche lui. Ha una superiorità, crea una superiorità da dietro. Poi i tre in mezzo sono molto bravi nelle rotazioni. È una squadra, come diceva lei, molto,
costruita per vincere il campionato, insomma. C'è ancora forse una considerazione da parte di Marco, poi salutiamo Alessio. Alessio, allora approfittiamo della tua presenza, perché visto che mister Novellino dice che diamo troppi vantaggi agli avversari, ha poche informazioni sulle avversarie che va ad affrontare. Che Empoli c'è da attendersi? Un Empoli che, come l'Avellino, sarà costretto a gioco forza a fare un po' di turnover, visti gli impegni ravvicinati? Beh, questa è una curiosità, perché è la prima volta che Andrea Azzori di fatto si trova a giocare le tre gare in una settimana, quindi siamo curiosi anche noi di capire come gestirà le forze. C'è da capire se Maietta sta bene, è uscito con un dolore al polpaccio sinistro dalla partita contro il Cittadella. C'è da capire anche Krunic, che io ho già nominato, come sta, perché viene da una settimana di allenamenti a parte e a Cittadella è stato tenuto in panchina per tutti i 90 minuti. Se loro due non dovessero star bene, è chiaro che gioco forza l'Empoli è corto sia in difesa che a centrocampo, quindi i sostituti sono obbligati, Luperto in difesa e Matteo Brighi a centrocampo. Io non prevedo grandi stravolgimenti, forse verrà dato un minutaggio in più a Rodriguez davanti, che tra i nuovi arrivati è quello che ha giocato meno, penso a discapito di Donnarumma, perché Caputo lo si toglie meno facilmente, ma per il resto non vedo grandi variazioni. L'Empoli è squadra che ormai ha trovato la sua identità. Aggiungo a quello che ha detto il mister prima, Andrea Azzolli è stato bravo a dare un carattere a questa squadra. La pecca, io voglio un bene enorme a Vivarini, lo sento spesso, però Vivarini ha mancato in questo. Andrea Azzolli è stato bravo a creare una situazione di coraggio in ogni calciatore e a dare le giuste consapevolezze, perché quando una squadra è forte e ha qualità e gli metti dentro anche la forza mentale, è un 2 più 2 che fa 4. Va bene, grazie ad Alessio Cocchi. Grazie. Grazie a voi, buona serata. Allora, Carmine, dicevamo di come l'Avellino dovrà affrontare questa partita. Chiedo anche a te una valutazione. Sicuramente con la mentalità giusta, comunque la vittoria che dà ossigeno, dà comunque fiducia e positività per affrontare mentalmente, che penso sia in questo momento, anche vedendo la classifica, una cosa importante, la cosa più importante. Poi ovviamente sicuramente dando poco spazio nella zona centrale del campo, tra la difesa e il centrocampo, perché loro tenderanno a giocare in buto, ad attaccare la porta, come ha detto prima il mister. Poi loro si devono preoccupare anche dei nostri, perché noi non siamo una squadra scarsa. Allora, mister, dai tuoi nipoti, Sara e Max, vogliamo solo dire che esprimersi negativamente sul grande mister Novellino non è costruttivo, ama il calcio. Sono i miei nipoti. Ama la sua terra, zio, sei un uomo speciale, altruista e gioviale, vai avanti così, ti vogliamo bene. Sono i miei nipoti. Per lei. Giochiamo in casa lì. E poi Luigi D'Avellino, occorre solo serenità per la salvezza da parte di tutti, grazie mille. Angelo da Benevento, mister, cos'è la sottopunta? Sottopunta è uno che è quel trequartista che piace a me, che avete voi, che si chiama Viola, che fa anche regista al Benevento. Sergio da Borgo Manero, vedo la squadra troppo lunga, cosa ne pensa? La accorciamo. Mi sembra ha ragione. Antonio, sono le punte che determinano loro sempre. Antonio da Bonito, Novellino uno di noi, anche se qualche volta gli urlo di tutto in tribuna, naturalmente scherzando. Un invito al mister, osare di più. PS, ho tutte le password dei miei dispositivi, tutte riconducibili a Novellino, giusto per farle capire l'ammirazione che ho per lei. Grazie. Scrive Antonio da Bonito. È giusto per svelarla in diretta, così deve cambiare. grande. Dopo che lei dice. Va bene, intanto il Milan ha raddoppiato. Ho visto. Calabria, azione anche rivista al VAR, quindi 2-0, mancano 11 minuti alla fine della partita. Insomma, un Milan davvero in grande spolvero, sta dando un segnale al campionato, a questo punto anche in ottica Champions, per le posizioni Champions. Il Milan, diciamo, veniva molto criticato, poi alla fine Gattuso ha trovato la quadratura dopo quel punto di non ritorno a Verona, quella sconfitta 3-0. Rina ha trovato la quadratura e ha dato quello che ci voleva, quell'equilibrio giusto a una squadra che in un momento di difficoltà ha pagato anche diciamo, Montella. Lui è stato bravo a dare serenità, tranquillità e cattiveria. E tra l'altro lei contro Gattuso ha ipotecato praticamente la salvezza l'anno scorso con quel gol di Laverone a Pisa. Però secondo me ci ha regalato la palla di Tacchio quella volta. Va bene, ultimo break pubblicitario, a tra poco.
Allora, rieccoci in studio, staremo insieme ancora un quarto d'ora, 20 minuti. Prima ha avuto qualche difficoltà a riconoscere Francesco Flachi. Vediamo, mister, se adesso lei riesce a riconoscere quest'altra persona. Pronto? Sì, pronto. No. Chi è, mister? Sì, pronto? Pronto? Sì. Ah, non sento bene. No, tra un po' chiude, mister, presenta. Allora, è Sergio Volpi, mister. No, io... Ciao Sergio. Ciao mister. Com'è? Vinci ogni tanto o no? Oggi abbiamo pareggiato, però siamo primi in classifica noi. Ah, beato a te. Oh, Francesco primo in classifica, te primo in classifica, vuol dire che vi ho allenato bene. Dai. Come stai? Bene, grazie, tutto bene. Sono contento, dai. Poi mi porti bene a sentirti, lo sai. Grande. Dopo Brescia. Bravo. Allora, Sergio Volpi era un po' il geometra, il metronomo in quella Sampdoria, mister. Beh, era un po' dappertutto con me, è stato determinante nella mia carriera. Ecco. Direi, era il Pirlo, c'era Pirlo, poi c'era lui. Il corto, il lungo, cattivo, determinato, parlava poco, faceva i fatti però. Stiamo vedendo anche alcune immagini di Sergio Volpi. Sergio, ti rubiamo pochi minuti perché sappiamo sei impegnato. Stai seguendo un po' il campionato di mister Novellino e dell'Avellino da lontano, naturalmente? Beh, sicuramente sì. Lo seguo, ho visto che ieri ha fatto una grande vittoria, importante per la classifica, ma soprattutto per il morale della squadra. Cosa ti lega soprattutto al mister, Sergio? Ma tutto, perché mi ha voluto ovunque dove lui è stato e gli devo tanto al mister. La tua carriera adesso sta proseguendo come allenatore, come sta andando? Abbiamo sentito sei primo in classifica, riparti con nuovi stimoli, nuove ambizioni. Tu sei sempre stato un po' un allenatore in campo, no mister? Sempre. Doppio mediano, lui e Palombo, lui era lui che determinava tutto. Quando c'hai i giocatori sono determinanti nel saper gestire la gara poi. Ecco. Stiamo vedendo dei tuoi gol, ti aveva riconosciuto il mister, voleva solo sentirti parlare, parlare anche ancora. Lui non parla molto, lui non parla molto. Trovare il mister quando hanno giocato a Brescia e hanno fatto una vittoria a Brescia importante. Ecco, tu adesso vieni, ho sentito te, spero di farla martedì, dai. Va bene. Un abbraccio, Sergio. Grazie, Sergio Volpi. Ciao, mister, grazie a voi. Ciao. Arrivederci, ciao, grazie. Allora, mister, questo con Volpi era un tuffo nel passato. Andiamo ancora più in là con gli anni, con una clip che le abbiamo preparato. La commentiamo insieme. Sono un collage di immagini per te, per lei. C'ho questo vizio di darti del tu, sarà che poi ci troviamo spesso in offside il sabato, chiedo venia. Allora, andiamo. Il rispetto c'è anche nel tu. Andiamo a vedere questa clip. E allora, questa fotografia cosa le ricorda, mister? A sorpresa. Questa fotografia mi ricorda il grande maestro Lidl. Lidl. Che abbiamo vinto la stella quell'anno. C'era Gianni Rivera, Bigon, e il presidente. E Lidl. Il nostro Lidon, e poi c'era il presidente, mi sembra. Sconfitta però ad Avellino, gol di Romano. Una partita la posso pigliare perdere ad Avellino. Andiamo avanti con queste altre immagini preparate da Giuseppe Andrita. Questo è il tuo Milan? Questo è il Milan nostro, sì. Con De Vecchi, questo con Maldera, con Buriani. Questa qui è una foto del Mundialito 81, mister. Del Mundialito. E lì con lei c'era... Cruyff. Sì. Johan Cruyff. Era forte. Volevo chiedere, ne approfitto per un attimo il collage. L'unico rimpianto nella sua grande carriera da calciatore, mister, è magari non aver trovato tanto spazio in nazionale, una sola presenza, c'era Causio, c'era la concorrenza serrata, no? Non era come adesso, che non ci sono i giocatori di qualità. Eravate in tanti, quello è stato il problema. C'erano due mostri sacri, che era Claudio Sala e Causio. Chiuso un po' da Causio e Sala, Però qualche cosa l'ho fatta. Ma andavo sempre nella nazionale B, sempre nella B. Però andiamo avanti con queste foto ricordo per la carriera di mister Novellino. Questa è la pagina dell'Intrepido, un giornale che non esce più purtroppo. Non esce più. Le ha dedicato la copertina. Andiamo avanti.
molto bello. Anche la copertina della Gazzetta dello della Sport, Gazzetta lei dello sempre Sport. Con la maglia del Milan, proseguiamo. Dopo dobbiamo fare un trasferimento di tutti questi documenti al mister. Per il sportivo, naturalmente, qui c'è un giocatore della Juventus ai tuoi piedi, ai suoi sì, piedi. Chi è? Sì, mi sembra Furino. Furino, o, eh. O Tardelli o Furino. Che anno era questo? Era l'anno dello scudetto, mi sembra, o l'anno dopo, non mi ricordo adesso. E andiamo avanti. Le visite mediche al Milan? Al Milan, avevo un bel fisico. Ce l'ha ancora, corre a tutto spazio. Ero molto spaventato nelle visite mediche. Non avevo un gran fisico. Che fai, solletico, mister, che sta facendo? Che cosa? Carmine, che sensazioni si hanno anche a vedere immagini, frame, no, spaccati di quello che era il calcio di una volta messo a paragone con quello di oggi? Vabbè, sicuramente... Oggi sono immagini che trasmettono grosse emozioni, cioè per me è un piacere stare qui accanto al mister e aver condiviso comunque tutta la trasmissione con lui, perché è veramente un maestro di calcio, da calciatore, da allenatore. Abbiamo chiuso con le immagini, giusto? Meno male, dai. Una curiosità, mi faccio portavoce di mio padre, che chiedeva perché segnava sempre contro l'Avellino, era un po' una maledizione. Da Irpino aveva questo vizio, no, non mi sbaglio. Un gol solo un gol, mi sembra. Però era, cioè, sempre bello combattivo. Beh, però quando campo. Venivo qua aveva i fischi, no? Sì? Cioè, e non c'era ancora. Ok, quindi. No, ci sono ancora fotografie, andiamo a commentarle. Altra pagina della Gazzetta dello Sport, altra copertina della Gazzetta dello Sport. Lei in campo qui in un'azione a contrastare. Andavo molto in alto, qui. Sì. Chi è quel portiere? Questo è Piotti, questa è la partita contro l'Avellino. Contro proprio. L'Avellino. È un Milan Avellino, sì. Esatto. Hai visto, l'ho chiamato. E andiamo avanti. Qui è il gol proprio con l'Avellino, mi sembra. Anche qui la partita contro, contro l'Avellino. Ah, col Catanzaro, Catanzaro dicono, di Ranieri, di Ranieri. Catanzaro di Ranieri. Mi marcava proprio lui. Primi anni 80? Sì, sì, marcava proprio lui. E poi? L'unica partita in nazionale. Con la nazionale? Sì. Con la nazionale. L'unica partita in nazionale. Ma questa? Questa... Che bel ragazzo, mi sembra. Era un bel ragazzo, sì, sì. Era un... C'è anche una donna, chi è? Non lo so. Devo fare di non era mia moglie. Non era. Ma questa somiglianza con Monzon, allora, innanzitutto chi le ha dato questo soprannome? Allora, poi una somiglianza non solo estetica, le chiedo anche nel carattere. Nel carattere, no, forse nel... Io sono un buono, lui era un cattivo. Okay. Questo nome, io ero a Torino nei ragazzi del Toro e ogni tanto andavo con la prima squadra. In quel momento Benvenuti era andato a trovare il povero Ferrini, non so se ti ricordi Ferrini, il grande capitano del Toro, che era molto amico di Nino Benvenuti. Allora Nino Benvenuti in quel periodo aveva perso proprio come Monzon e lui dice vieni che ti faccio vedere il tuo amico, e mi ha presentato a me. Avevo molti capelli lunghi, insomma. Tratti somatici incredibili, col pugile Monzon davvero. Sì, però non somiglia assolutamente in nessuna cosa. Di faccia sì, ecco un po'. C'è l'ultima fotografia in compagnia di, vediamola. Di Gianni di Rivera e di Farina. Farina. Sì. Non è stato un periodo... Poi quell'anno lì... è andato via un presidente come Colombo che era molto bravo. Milano retrocesso, quello fu? L'anno della retrocessione. Per calcio scommesse. Però molti non ricordano, ricordano solo Buffon che è sceso in B con la sua Juventus. No, ma anche lei, mister, sì. Pur di rimanere a sono Milano rimasto, col Milan, rimasto in B. È andato in B? B, sì, sì. E poi lì ho fatto un grandissimo campionato. Si ricordano sempre Buffon, Del Piero, l'ha fatto anche mister Novellino. Sì, sì, sì. Allora, siamo quasi in chiusura. Intanto il Milan 2-0, siamo praticamente all'ultimo minuto di gioco, per cui credo che abbia vinto questa sua partita a Roma, molto importante. Çalhanoğlu ha mangiato in gergo un gol. È il possibile 3-0. Çalhanoğlu è un giocatore che Rino l'ha rigenerato. Sì, e non è il solo, naturalmente. Però Novellino avrebbe segnato lì. No, non credo. Allora, chiudiamo con qualche altro messaggio. Angelo da Caserta, solitamente c'è una coppia fissa di centrali difensivi nelle squadre. La definirà in futuro?
L'anno scorso ce l'avevo, quest'anno ce n'ho troppi bravi, devo alternarli. Diplomazia allo stato puro. Si torna all'obiettivo stagionale, mister, su questo forse anche gli infortuni l'hanno cambiato, e chiede di Morosini questo telespettatore da casa? Beh, ripeto, Morosini è un giocatore che è stato importante inizialmente con noi, è un giocatore che sicuramente lo avremo a disposizione a fine mese, non so. Allora, Michele da Monteverde, il ciclo di partite da qui al derby per capire se si può puntare anche a qualcosa di più dalla salvezza. Maria Donnarumma, che ci segue sempre, facciamo questi punti salvezza, poi ci divertiamo. Messaggio di una tifosa, bellissimo risultato anche per sua figlia Valentina, che finalmente è venuta al Partenio, e così ha portato fortuna. Fatela venire più spesso. Sì, sì, mi ha fatto, perché era un periodo un po', è stata una settimana non felice. Insomma, i figli si erano anche per accarezzare ogni tanto il papà, no? Pietro, sono sicuro della salvezza. Mister, le chiedo, l'anno prossimo ci sarà ancora l'Avellino nel suo futuro? Sono sicuro che mister Novellino non è allenatore da due campionati di fila senza una vittoria finale? È importante vincere. Abbiamo un ultimo messaggio di WhatsApp audio da Nella da Livorno, lo ascoltiamo, non so se sono riuscito a leggerli tutti, ma dobbiamo anche chiudere perché il mister domani ha allenamento, non possiamo fargli fare troppo tardi. Ascoltiamo Nella da Livorno. Buonasera mister Novellino, quando lei allenava la squadra del Livorno, ovvero la squadra della città in cui attualmente abito, e conoscendo le sue origini, pensavo che mi sarebbe piaciuto un giorno essere rappresentata da un irpino come me. Ora il sogno si è avverato, quindi la invito ad andare avanti pur tra mille difficoltà, andare avanti come soltanto un lupo irpino è in grado di fare. Ci aiuti a salvarci e ci aiuti a portare sempre più in alto i colori della nostra bandiera, i colori della nostra città, quei colori in cui mi identifico e di cui io vado fiera. Un saluto a tutto lo studio, in particolar modo a mister Novellino. Grazie Nella, mister, grazie, vuole rispondere? Grazie, veramente vorrei conoscerla e spero di mandargli una maglia nostra. Sì. Le ultime due domande le ho io, poi se Marco vuole accodarsi proprio in chiusura. La promozione più bella dalla B alla A delle quattro che lei ha raggiunto, e poi se ha avuto più soddisfazioni dalla carriera di calciatore o da quella di allenatore? Beh, da allenatore. Da allenatore sicuramente. Dove sono andato ho vinto, insomma, qualcosa ho vinto. E la promozione più bella? La promozione sono tutte belle, tutte belle. Anche la salvezza l'anno scorso è stata come una promozione. Marco, l'ultima domanda per il mister. Magari signora anche Carmine si ha una curiosità per il mister. Nella, la presentiamo alla prima trasferta perché è sfegatata, segue l'Avellino dovunque, quindi che avremo modo, mister, assolutamente, che è una bravissima. Posso fargli un regalo, effetto, una maglia nostra. Nella sta dicendo la maglia, glielo abbiamo strappata di sua spontanea volontà. Poi, a proposito di famiglia, c'è anche Deborah che ho avuto modo di intervistare, che è una calciatrice. Forse recentemente mi si era avuto un piccolo intoppo, un mezzo infortunio alla caviglia. La caviglia, sì, che sì. Si è ripresa, però è anche lei legatissima allo zio, che è davvero centrale all'interno della famiglia. Per quanto riguarda le domande, andiamo in chiusura. Se il mister vuole approfittare di questa occasione, dopo una bella vittoria, sarebbe venuto anche in caso diverso, per lanciare un messaggio, perché deve essere questo un punto d'inizio per un finale di stagione con il recupero degli infortunati. Davvero facciamo un appello, mister, a compattarsi, perché è importante. Ma io ho sempre detto, bisogna aiutarsi in un momento di difficoltà. Io credo che i risultati determinano, no? Noi ricompattare tutto è il massimo. È chiaro che un po' di delusione c'è dalla parte della tifoseria, ci mancherebbe, però insomma noi siamo dei lupi, no? Così dicono, no? I lupi di solito tirano fuori il carattere, tirano fuori gli arti. Tutto. Non volevo dirlo, però io sono convinto che abbiamo lavorato bene, stiamo pagando parecchi infortuni, stiamo pagando un periodo non fortunato, però io sono convinto che questa è una squadra che può dare soddisfazione, sono convinto, straconvinto di questo. Carmine, vuoi chiedere al mister quando ti chiama? Sì, infatti. No, in vista di un futuro di allenatore, magari. Sì, posso venire a vedere. Se... No, una constatazione, comunque ha un gran carattere il mister, sicuramente lo trasmetterà alla squadra e ci porterà verso l'obiettivo, sono certo. Delle volte, no, quando gli urli non
uno dice che non servono, no, i genitori delle volte uno non servono anche, ma anche il silenzio serve, anche il silenzio, silenzio è d'oro. Eh sì. Marco, bello, un retroscena. A Cascio ho avuto il piacere di conoscere la moglie, la signora Graziella di Walter Novellino, e mi ha detto per fortuna che l'Avellino lo ha chiamato così come mi ha detto sua figlia, perché a casa non lo sopportavamo più. No, per far capire quanto è energico, ma è una persona così, però genuina, no? È l'aspetto bello delle persone spontanee, il mister lo è, sempre pane al pane, vino al vino con noi, questo è un dato oggettivo, è scontato e sicuro, e quindi non può fare che, insomma, piacere averlo avuto negli studi con noi. Io, quando mi ha chiesto, noi non avevamo vinto. Esatto, detto, assolutamente. E ci ha tenuto a sottolineare. No, vengo perché anche... io non sono una persona, io sono... Permettimi di fare il mio lavoro, il giornalista, nel senso al di là di mister Novellino, perché settimana prossima c'è la chiusura di questa svolta societaria per l'Avellino. Sì. 70% all'Interpol Vigilanza, 30% resta a Walter Taccone, sono giorni decisivi, domani potrebbe essere già in città il commercialista dell'Interpol Vigilanza, quindi al massimo si va all'inizio della settimana successiva alla partita col Bari per motivi contingenti, per eventuali slittamenti, ma ci siamo, l'Avellino si appresta ad avere forze fresche con Walter Taccone, che però resta come presidente onorario. Ecco, mi dai l'assist per l'ultimissima domanda al mister. Quando ho sentito Walter pensavo io. Queste voci di un avvicendamento societario sempre più imminenti disturbano un po' il suo lavoro, mister, oppure non la toccano minimamente, o toccano la squadra? Chiedo solo questo. No, io, noi dobbiamo pensare a giocare, il resto pensa alla società. Io credo che ognuno c'ha un proprio ruolo, no, da rispettare. Va bene, grazie a Marco Festa. Grazie a voi e ai nostri telespettatori, grazie, che ci hanno contattato, davvero gentilissime. Grazie a mister Novellino. Grazie a Carmine Cerchia. Grazie a voi, grazie a mister, voi. Mister, serata perfetta. Ieri abbiamo vinto, il Milan ha vinto. I saluti di Flachi e Volpi. Martedì speriamo che vada tutto bene. Speriamo martedì per Empoli Avellino. Vi ringrazio. E, grazie a lei, mister. Mi scusi per qualche tu di troppo. No, ma non è un problema, il tu è un rispetto lo stesso. Abbiamo finito, grazie alle camere in studio, a Luigi Esposito, ai montaggi Enrico Coppola, al coordinamento giornalistico Carmine Quaglia, in regia Aldo Fenizio e Giuseppe Andrita. 0825 torna settimana prossima, domenica prossima, arrivederci.